Abbiamo ascoltato queste intense letture oggi, soprattutto questa drammatica e intensa pagina di Vangelo che ci parla nel Vangelo di Giovanni della purificazione del Tempio. E abbiamo sentito anche nella prima lettura annunciare quelli che sono i comandamenti del Signore, i comandamenti che Dio dà al suo popolo e dunque anche a noi. La prima lettura e la pagina di Vangelo sempre si richiamano nella liturgia. Allora cerchiamo di capire che cosa oggi, in questo tempo di Quaresima, in questo cammino verso la Pasqua, il Signore ci vuole suggerire. Certamente la prima indicazione che abbiamo è quella di fare verità nella nostra vita. Noi siamo un po' abituati a volte a vivere o di compromessi o un po' in modo mediocre, trovando sempre delle motivazioni, cioè delle scuse per giustificare davanti a noi stessi la nostra mediocrità o la nostra vita, no? Così come la stiamo vivendo. Ma il Signore oggi ci chiede di fare un passo avanti, cioè di essere capaci di fare verità nella nostra vita, cioè dobbiamo avere di più il coraggio della verità di ciò che siamo, non di dire la verità agli altri, anche questo, ma questo viene dopo. Prima viene la verità di guardarsi in faccia, di guardarsi allo specchio, di guardarsi dentro e il desiderio di fare verità dentro di me. E per fare questo, ecco che ci vengono dati oggi, ci vengono offerti i comandamenti di Dio. E il primo comandamento che ci viene dato, che ci aiuta a fare verità in noi stessi, è questo: non avrai altro Dio fuori di me. E noi diciamo, come? Siamo tutti cristiani, quindi il nostro Dio è Gesù Cristo, no? Però poi sappiamo che il nostro Dio è ciò che cerchiamo al di sopra di tutto, ciò che è più la cosa, la realtà che è più importante per noi. E allora, di fronte a questo criterio di verifica, ecco che scopriamo di avere anche noi degli idoli. Quegli idoli che il Signore chiede qui di eliminare dalla nostra vita. Allora diamo priorità, e prima di Dio rischiamo di dare priorità ad altre cose. Possono essere, dico così banalmente, no? Possono essere il denaro, possono essere il successo, possono essere l'immagine di me, possono essere il mio io. E allora scopriamo improvvisamente che Dio non è al primo posto nella mia vita. E allora, naturalmente, se io non metto Dio al primo posto nella mia vita, come posso aspettarmi da Dio? Come posso pretendere da Dio che pensi a me quando io dimentico Lui? Lo dimentico non solo perché magari qualche volta non vado a messa la domenica, ma lo dimentico perché nelle scelte quotidiane della vita o nelle scelte importanti della vita non è la volontà di Dio il criterio che mi guida, ma qualche altro interesse. Ci sono degli interessi in me
che metto prima della volontà di Dio. Allora, poi per carità, siamo peccatori, e allora ovviamente possiamo ammettere di sbagliare, ma essere peccatori e ammettere di sbagliare, Dio lo accetta perché conosce quanto siamo fragili, ma mettere degli interessi prima, degli interessi nostri, prima della volontà di Dio, e vivere orientati così, questo il Signore oggi ce lo richiama, perché è vivere in un modo falsato il nostro rapporto con Dio. Tant'è che poi ci diciamo, ma tanto Dio non mi ascolta, tanto Dio non esiste, o tanto Dio, che ne so, non si interessa a me. Ma tu ti interessi a Lui? Allora, ecco, la prima verità da fare, no? Mettere veramente in questa quaresima, cercare di renderci conto dove stiamo mettendo Dio nella nostra vita. Se al primo posto, al secondo posto, all'ultimo posto. E questa è certamente la prima verità che oggi ci viene rimandata. Poi in questa prima pagina tutti i comandamenti di Dio sono intesi a vivere una vita buona, a vivere una vita giusta, a vivere con un cuore buono. Tutto di questi comandamenti ci significa il desiderio di Dio che ha su di noi, che viviamo con un cuore buono. Cerchiamo di essere persone buone verso i nostri fratelli, verso i nostri genitori, i parenti, verso le persone che conosciamo, verso le persone che... essere perché Dio è buono e ci ha creati a sua immagine e somiglianza, ci ha creati per Lui. E se noi cerchiamo Lui diventiamo buoni, ma se noi abbiamo altri interessi più importanti di Dio, noi diventiamo malvagi, qualsiasi sia questo altro interesse. Perché se io metto al primo posto me stesso rispetto a Dio, certamente non sarò una persona che pensa agli altri. Quindi vedete come avere altri idoli ci rende persone, ci distrugge nella nostra persona. E allora la pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato è questa purificazione del Tempio. Si potrebbe immaginare questa scena. Siamo vicini alla Pasqua e Gesù entra nel Tempio e caccia fuori tutti questi venditori, questi commercianti, e soprattutto quello che ha dato più fastidio è che è andato al banco dei cambiamonete e ha buttato per terra le monete e ha rovesciato i loro banchi. E lì ha toccato gli interessi dei sacerdoti, dei capi del popolo, dei potenti. I cambiamonete servivano perché non si potevano fare sacrifici al Tempio o versare denaro nel Tempio con monete che non fossero di Israele, perché le altre monete portavano, la gente veniva un po' da tutto il mondo, no? A Gerusalemme per questa festa, e naturalmente ciascuno arrivava con le monete che aveva, e erano monete romane, molte erano monete romane, e portavano l'effigie dell'imperatore. Come si poteva offrire nel Tempio una moneta con l'effigie dell'imperatore? Era un'idolatria quella. Allora, ecco, bisognava cambiare la moneta. E come sempre succede, quando si cambia la moneta c'è un interesse per chi fa questo cambio, che andava dal 10 al 30%.
del cambio delle monete, quindi si arricchivano queste persone. E Gesù arriva lì, proprio in questo luogo di potere che è il denaro, rovescia il denaro. E allora si arrabbiano. E vengono da lui e gli dicono: con quale autorità fai questa cosa qua? Non è che discutono, vengono arrabbiati per quello che ha fatto. E Gesù era ben cosciente che questo gesto lo avrebbe portato ad essere perseguitato e condannato dall'autorità del suo popolo. Lo zelo per la tua casa mi divora. Vuol dire questo. Gesù sapeva bene le conseguenze di questo suo gesto. Ma qui ci viene oggi indicata la necessità di purificare, di questa purificazione del Tempio. Noi abbiamo già detto prima che Dio ci chiede oggi il coraggio della verità. Facciamo verità dentro di noi. E questo è quanto in qualche modo ci ripropone questa purificazione del Tempio. Perché al di là di quello che è questo segno che Gesù compie sul Tempio di Gerusalemme, nel Tempio di Gerusalemme, il Tempio che il Signore desidera purificare, siamo noi. Siamo noi questo Tempio di Dio. E cosa vuol dire allora purificare questo Tempio? Anzitutto rovesciamo i tavoli dei cambiamonete, cacciamo i mercanti dal Tempio. Cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro rapporto con Dio non deve essere un rapporto di mercato. Noi siamo così abituati al mondo del mercato, alla legge del mercato, che i nostri rapporti tra di noi sono un do ut des, sono uno scambio, e tutto nello scambio si gioca sul vantaggio che uno ritiene di avere nello scambio. Il Signore ci chiede di avere nei suoi confronti non un rapporto di mercato. Cioè, mi comporto bene così il Signore è buono con me. Il Signore ha permesso che io soffrissi, basta, non lo guardo più. Se non ricevo, non do. Questo non è il rapporto tra un figlio e un padre. È un rapporto tra un servo e un padrone. Dio vuole da noi che con Lui non abbiamo un cuore di mercanti. Che con Lui non mercanteggiamo la grazia, ma ci apriamo con cuore di figli. Questa è la prima purificazione. E guardate che questo atteggiamento è più radicato in noi di quanto pensiamo. Questo atteggiamento di mercanteggiare anche con Dio. E poi vuole da noi, perché Gesù dice: avete fatto della casa di mio padre, che è una casa di preghiera, un luogo di mercato. Vuole da noi che siamo una casa di preghiera, che il nostro tempio, la nostra vita, sia un luogo di preghiera. Perché sia un luogo di preghiera, dobbiamo diventare uomini e donne di preghiera. Solo se io sono una persona che prega, gli altri incontrano una persona che prega, cioè incontrano un luogo di preghiera. Ma se io non sono una persona che prega, come possono gli altri incontrare in me una donna, un uomo di preghiera? Quindi la preghiera, che è il rapporto filiale con Dio, alimentare questo. Infine, potremmo dire questo, che concludo: se il Tempio è il luogo della casa di Dio, dove Dio abita, lì abita la grazia, lì abita la bontà, lì abita il dono, allora ecco che devo fare di me un luogo
dove si compie il dono per i miei fratelli e le mie sorelle. Devono incontrare in me il luogo dove ricevere grazia, dove ricevere dono, dove incontrare la gratuità, dove incontrare la bontà, dove incontrare il perdono, dove incontrare la misericordia, dove incontrare comprensione, benevolenza e tutto quello che sempre diciamo parlando di Gesù. Accogliamo allora queste indicazioni che oggi la liturgia ci rimanda per prepararci alla Pasqua, perché davvero la nostra vita in mezzo ai nostri fratelli sia un luogo che richiama la presenza di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.